Lo slittamento della chiusura del Tribunale di Vasto sfuma dal milleproroghe e fa partire il conto alla rovescia con scadenza programmata per il 14 settembre del 2022, rimettendo tutto in discussione e agitando un intero comprensorio con amministratori, professionisti e cittadini che, sempre più preoccupati per la cancellazione di un importante presidio di legalità del territorio, chiedono l'intervento dei parlamentari. Sono diversi anni che combattiamo per la salvaguardia del Tribunale e della Procura a Vasto, presidi di legalità fondamentali per la comunità vastese e non solo, essendo Vasto città di confine, quindi città cerniera tra varie regioni. Presidio importante che ha visto unirsi i consigli degli ordini, i comitati, i sindaci, i parlamentari. Un emendamento Legnini garantì la salvaguardia di questo presidio. Oggi un emendamento non è stato presentato all'interno del milleproroghe per ragioni tecniche. Ho scritto una lettera all'onorevole Castaldi Grippa e al senatore D'Alfonso, presidente della commissione bilancio, affinché subito si instauri un tavolo e un dialogo per garantire un presidio fondamentale per la nostra comunità. Il Tribunale di Vasto non è un presidio a cui il territorio del Vastese può rinunciare, e questo soprattutto per il fatto che siamo un territorio di confine facilmente permeabile dagli obiettivi della criminalità organizzata che pure investe le regioni a noi vicine. Tutto il territorio unito, compatto, tutti i sindaci del nostro territorio, così come nel 2019, sono disposti a far sentire la loro voce affinché il governo centrale ci ascolti e rispetti questa parte produttiva importante dal punto di vista economico e sociale dell'intera regione. Da un lato non c'è un'economia per lo Stato, dall'altro ci sarebbe soltanto un vero e proprio appesantimento, non solo di tempo ma probabilmente anche di costi, per gli utenti finali e quindi per i cittadini. Noi diciamo no, si faccia tutto quello che è necessario per ripristinare i tribunali minori nella nostra regione e soprattutto per tutelare il territorio del Vastese attraverso il permanere del Tribunale di Vasto. Diciamo basta alla spoliazione del nostro territorio, in maniera convinta, in maniera compatta, in maniera unita, riuscendo ad andare ben oltre ogni steccato di partito e di ideologia.